amici del tubo, ben trovati. Io sono Francesco Andriani e questo è Pop Culture, il canale che racchiude in sé le varie anime della cultura pop. In questa nuova puntata delle recensioni informali vi parlerò del nuovo numero di Samo Stern, l'unico albo a fumetti che vanta più recensioni della Gioconda. Il numero 7, l'agenzia, è in edicola dal 30 maggio ed è stato stampato e distribuito nel circuito delle edicole con una variant cover totalmente bianca che potrete far personalizzare dal vostro disegnatore preferito del libraio di Edimburgo ad una delle prossime fiere del fumetto alle quali parteciperà lo staff della Bugs Comics. Vi ricordo che Samo Stern viene distribuito solo in edicola, non lo trovate per il momento nelle fumetterie, mentre per quanto riguarda gli arretrati dovete far riferimento allo shop online della Bugs Comics. E ora partiamo con la recensione. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 million years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery. It all started with the Big Bang. Eccolo qui, il numero 7, l'agenzia. Dopo una breve parentesi di Luca Blengino, tornano al timone della serie Gianmarco Fumasoli e Massimiliano Filadoro, coadiuvati da Marco Savegnago, che, come dice lo stesso Fumasoli nell'editoriale della seconda di copertina, diventerà una presenza fissa della serie e parteciperà insieme agli altri due sceneggiatori allo sviluppo dei prossimi episodi. Come sempre, prima di procedere con la lettura dell'albo, vi consiglio di leggere con attenzione gli appunti del Derryland. Il Derryland, per chi non lo sapesse, è il nome della libreria di proprietà di Samo Stern e del suo amico Angus Derryland, nella quale restaurano e vendono libri antichi e misteriosi. Sin dal primo numero, Angus Derryland introduce ogni nuova avventura del demonologo di Edimburgo con una pagina dei suoi appunti. Non credo di offendere nessuno se dico che quelle poche righe di introduzione talvolta si rivelano più interessanti del racconto al quale stanno aprendo la strada. Offrono spunti di riflessione che vanno ben oltre il fumetto stesso, aprono la mente e ti inducono ad approfondire argomenti che a malapena conosci. Sappiamo tutti chi è Euclide, ma chi è Randolph Carter? Non sono un grande fan di Lovecraft, prima o poi colmerò questa lacuna. Randolph Carter è un personaggio creato dallo scrittore statunitense, protagonista della saga omonima, e che viene citato da Angus nei suoi appunti. Con l'ausilio di oscure sapienze o immergendosi in quel liquido amniotico che chiamiamo sé. Ecco, in questo passaggio mi pare di cogliere un riferimento al film Stati di allucinazione, una pellicola di Ken Russell del 1980, interpretata da un ispiratissimo William Hurt e che ha come protagonista Eddie Jessup, uno scienziato che conduce degli esperimenti su se stesso, immergendosi in una vasca di deprivazione sensoriale. Quanto più mi contrappongo a ciò che mi minaccia, tanto più sono. Altro passaggio importante e carico di significati. Descrive alla perfezione l'atteggiamento narcisistico della civiltà occidentale, che ha caratterizzato il XX ed il XXI secolo, generando ideologie come il nazionalismo e il sovranismo. Per esprimere meglio questo concetto, Angus Derryland ci parla indirettamente anche del Deserto dei Tartari, capolavoro di Dino Buzzati del 1940, che racconta le vicende di Giovanni Drogo, vice comandante della fortezza Bastiani. Situato in un luogo partorito dalla fantasia dell'autore, domina la desolata pianura chiamata Deserto dei Tartari, ed è occupata da un reggimento dell'esercito che per anni attende invano l'arrivo di un nemico immaginario, in grado di dare un senso ad un'intera esistenza. Il consolidato trio composto da Valerio Piccioni, Maurizio Di Vincenzo ed Emiliano Tanzillo realizza anche la copertina di questo settimo numero. Se devo essere onesto, per me questa è la meno riuscita delle sette. Sembra un po' tirata via, è come se all'ultimo momento avessero scelto per sfinimento questa soluzione grafica con poca profondità e dei colori smorti che hanno anche l'effetto di far risaltare poco il logo della testata. Ma la cosa che mi colpisce negativamente è un'altra: l'immagine di copertina è un po' fuorviante. Non faccio spoiler, ma la cover ti induce ad immaginare un certo sviluppo della trama che è alquanto diverso da quello che poi accade nel racconto. Alle matite di quest'albo troviamo Paolo Antiga, artista 35enne originario di Treviso. Nel suo passato professionale spiccano le collaborazioni con la Star Comics
e con la casa editrice Edizioni Inchiostro, per la quale nel 2014 partecipa alla realizzazione della serie horror The Cannibal Family e al pulp La Iena, ed è l'autore giusto per dare sostanza ad un racconto gotico come questo, dove due generi narrativi, il fantapoliziesco e l'horror, sembrano fondersi alla perfezione. L'area di contenimento all'interno della sede di Singularity viene rappresentata come una cattedrale romanica con tanto di rosone, volte a crociera ed archi a tutto sesto, e addirittura una navata centrale. Lo stile grafico raffinato di Paolo Antiga risulta talvolta un po' troppo classico. L'autore trevigiano sembra andare un po' in crisi nelle scene d'azione, ma la sua performance viene impreziosita dalle splendide splash page che lasciano letteralmente a bocca aperta. Ottima e molto suggestiva è anche la rappresentazione dei flashback del passato di padre Duncan. Incomincerò col dire che gli autori si sono divertiti ad inserire all'inizio dell'albo quello che potremmo definire un omaggio ad una serie cult degli anni 90. Nella scena di apertura dell'albo, Gillian scorta l'agente Toombs attraverso i vetusti corridoi di Singularity. I cognomi di questi due personaggi rappresentano un omaggio alla serie televisiva X-Files. Gillian è infatti il nome dell'attrice Gillian Anderson, che nel telefilm interpreta Dana Scully, mentre Toombs è il cognome di Eugene Victor Toombs, il serial killer mutante protagonista del terzo episodio della prima stagione di X-Files. L'universo narrativo di Samuel Stern riprende la sua evoluzione inserendo nuovi tasselli e nuovi antagonisti come Robert Gillian, direttore dei Singularity, l'agenzia segreta che non viene ufficialmente riconosciuta dai governi di tutto il mondo e che ha il compito di mantenere ad ogni costo inalterata la linea di confine tra la nostra realtà e la extra realtà, una sorta di universo alternativo al nostro al quale si accede attraverso dei portali. Come nell'Isola dei Perduti, Samuel e padre Duncan si apprestano a vivere la loro seconda avventura lontani da Edimburgo. Ad Addingstone, convocati via email da una vecchia conoscenza di padre Duncan, ma Addingstone si rivela sin da subito un luogo inquietante. Sembra essersi diffusa fra gli abitanti una strana malattia della pelle che colpisce uomini e animali, sfigurandoli orribilmente. Questo è solo l'inizio di un'indagine che li porterà ad incrociare spesso il loro cammino con Robert Gillian e l'agente Ross. L'agenzia è un altro elemento narrativo importantissimo dell'universo di Samuel, che consente ai due autori del personaggio, Fumasoli e Filadoro, di mettere in pista un antagonista senza scrupoli, come il direttore di Singularity, capo di una struttura dotata di grandi risorse e uomini addestrati, che all'occorrenza possono essere sacrificati senza troppi complimenti dal loro leader carismatico. Per quanto il ritmo del racconto sia più lento rispetto al precedente episodio, il numero 6, Valerie, l'agenzia resta una storia appassionante che ha il pregio di proporci un nuovo promettente antagonista con una personalità forte e che senz'altro diverrà una presenza costante nelle storie del demonologo di Edimburgo. Questo è tutto, gente. Correte in edicola ad acquistare quest'albo e fatemi sapere nei commenti se avete apprezzato il video. Vi ricordo che potete seguirmi anche su Facebook, sulla pagina ufficiale del mio canale, su Instagram e anche su CampTV. Vi lascio il link di tutte le mie pagine social in descrizione. E non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Pop Culture è vivo e lotta insieme a voi. Ciao!